e dire soprattutto grazie a nome dell'amministrazione per questa presenza. E ormai l'ultima serata, l'ultimo giorno, tranne una sola defezione, mi sembra che poi tutti gli ospiti che erano previsti nel cartellone sono stati nella nostra città. La presenza folta testimonia anche la condivisione, la partecipazione e quindi anche l'adesione a questa nostra iniziativa. Ancora una volta faremo, questa sera forse avremo qualche difficoltà anche quest'anno al teatro per in termini di capienza, però è un bel segnale, è un segnale che dimostra come la città reagisce bene e condivide questo nostro percorso. Poi è un piacere ritrovare Giancarlo Giannini, tra le tante foto che ci sono nel blog, anche il mio personale, anche quello dell'amministrazione, c'è una che ricorda la sua presenza e quell'incontro, quel premio che gli abbiamo consegnato, che testimonia insomma anche la grande stima, la grande simpatia da parte della città nei suoi confronti. Il ritorno di Raul Bova mi sembra che da Regino e quindi anche per noi un motivo di grande soddisfazione. Penso che anche la presenza del pubblico femminile sia anche soprattutto dovuta alla tua presenza, oltre che Enzo Iacchetti ovviamente. Che qua bisogna anche mettere i puntini sulle i, non tutti per te. Una parte sono venute per salutare anche Enzo, poi ovviamente un saluto a Claudio Fagasso, a Michela Quattrociocche, a Francesco Polloni, insomma. Dobbiamo soltanto quasi in chiusura dire, lanciare un messaggio. Il quarto anno si sta per concludere, puntiamo adesso sul quinto, sulla prossima stagione e su questa intuizione felice che io vorrei sottolineare di coinvolgere insieme agli artisti, quindi gli attori, ai protagonisti, la mattina le scuole. Questo è un altro obiettivo importante, l'assessore questo va dato merito, un segnale nuovo perché questi grandi professionisti sono un riferimento per le giovani generazioni e quindi per i ragazzi delle scuole rappresentano un esempio importante, un esempio positivo e noi abbiamo bisogno, siccome il nostro sforzo è uno sforzo culturale, non è un sforzo soltanto di immagine, ma è una volontà dell'amministrazione a dare un segnale forte sul territorio di una cultura che deve essere sempre più una cultura che attrae, che diciamo viene sempre sostenuta e diventa partecipata dai giovani, quindi credo che anche quest'anno abbiamo colto nel segno, speriamo di rivederci il prossimo anno.